dopo aver ascoltato le parole di Warren Mosler e l'esposizione del piano di uscita dall'euro preparato da MMT Italia, come lo giudica? Allora, il piano ha l'idea fondamentale di dare tranquillità ai cittadini e di realizzare il tutto progressivamente, e ovviamente è una cosa molto lodevole, e quindi questo è positivo. E non sono sicuro che quando si uscirà, la cosa non è vicina, ci sia... la cosa avvenga senza conflitti, senza grossi conflitti, servono grandi maggioranze, servono referendum, ci saranno scontri, quindi secondo me le cose sono un po' più complesse, però diciamo sia l'intento sia la tecnica mi sembra da lodare. Visto che per andare al governo i numeri sono fondamentali, il vostro partito è disponibile anche ad allearsi con altre forze? Allora, dunque, noi quando siamo nati, fin da sempre, quando c'era l'associazione, noi dicemmo che noi volevamo creare un'associazione che aveva lo scopo di verificare se eravamo in grado di costruire la frazione o fazione di un'alleanza. Quindi noi siamo per statuto la fazione di un'alleanza. Il problema è che cosa vuol dire? Che noi crediamo che nessun gruppo da solo riuscirà a candidarsi in tutti i collegi. Quindi noi siamo soltanto per l'alleanza. Qual è il progetto? Qual è il problema? Che oggi ho parlato con Paragone, devo dire che stimo per la sua sincerità. Paragone vuole andare con il suo simbolo ed è convinto di riuscirsi a candidare in tutti i collegi. Quindi questo vuol dire che noi, e nel frattempo quindi non c'è nessun progetto comune, lui giustamente sta costruendo questo progetto. Quindi noi questo tipo di alleanza già non si può fare perché sono due progetti diversi. Noi cerchiamo soggetti quindi che vogliano essere fazioni dell'alleanza. La cosa che noi l'abbiamo costruita. Noi quello che avevamo stabilito nello statuto l'abbiamo costruito, il problema è che sono mancate le altre frazioni dell'alleanza, le altre fazioni, non ci sono. Ditemi voi chi sono, noi potevamo sperare che all'inizio qualcuno venisse dal gruppo di Bagnai, non si è creato, potevamo sperare che uno venisse da un gruppo dell'MMT che si desse da fare, si organizzasse e adesso mettesse a disposizione 300, 400, 500 miliardi, non si è creato. Vox è fallita. No, perché fondamentalmente sta con Paragone, si è scissa. Ancora Italia, abbiamo fatto la proposta anche Ancora Italia, ha detto ci siamo, ha voluto rinviare Toscano a settembre, ci sentiremo a settembre, vediamo a questo punto a ottobre. Ali è fallita, l'associazione divulgativa che era di Ballacalaccio è fallita, Riscossa è fallita. Dove sono tutti questi soggetti? Noi non ci si unisce in gruppetti da 10, noi abbiamo bisogno di un altro gruppo di 1000 persone, di due gruppi di 500, 300 persone. Dove sono? Diteci con chi? Chi sono? Non ci sono. La verità è che noi abbiamo fatto quello che volevamo e stabilire lo statuto. E abbiamo sbagliato solo pensando che altri avrebbero costruito qualcosa. In 10 anni nessuno ha voluto o ha saputo costruire niente politicamente. Paragone secondo noi non ce la farà, noi siamo diversi da Paragone per tantissime idee, ma l'alleanza si fa con chi c'è, quindi bisognava parlare, secondo me non ce la farà, ma è un altro che vuole andare da solo. Sorgevano partiti, tutti volevano costruire non un gruppo che faceva parte di un'alleanza, ma il tutto. Questa secondo me, questa megalomania delle persone, perché poi se non fanno il tutto non vogliono fare niente, questa l'avevamo francamente, l'abbiamo toppata. Quindi faremo di tutto per aggregare le persone. Vengano i singoli, si iscrivano come possono essere semplici simpatizzanti, basta che ci dicono vi do una mano. Se ci sono gruppi diteceli, noi però devono essere gruppi uniti. Noi ci sediamo a un tavolo e parliamo una persona rappresenta il gruppo. Lui organizziamo delle riunioni collegio plurinominale per collegio plurinominale e i nostri di Catania si incontrano con loro, di Bergamo sono solo. Se c'è qualcuno che è in grado di mettere in contatto con noi 200-300 persone, lo prego di farsi avanti. Come valuta le manifestazioni settimanali che si stanno svolgendo nelle varie città italiane in questo momento? Allora, noi abbiamo partecipato a titolo individuale, alcune non organizzandole, abbiamo una l'abbiamo anche organizzata, abbiamo partecipato a tante manifestazioni. Le valuto una cosa positiva, perché ovviamente noi siamo rigorosamente contro Green Pass, obbligo vaccinale, eccetera. Lo sbocco che avranno, questo non lo so, perché vedo molte persone agitate, molte persone che hanno fretta,
alcuni, diciamo la verità, sono anche loro in paranoia, cioè ci sono alcuni che sono entrati in paranoia per la paura del Covid, altri che sono entrati in paranoia per le limitazioni, e non vedo quella calma che è la virtù dei forti, quindi non... Diciamo, ci stiamo, entriamo in contatto con i migliori, ci facciamo stimare, cerchiamo le persone da stimare, partecipiamo, però non hanno uno scopo, non hanno uno scopo, il movimento non ha uno scopo, il problema è questo, il movimento è espressione massima dell'individualismo, perché se io partecipo al movimento salgo sul palco e dico quello che penso, lei dice quello che penso, il cameraman dice quello che penso, ognuno dice quello che pensa e finisce lì. Il partito è l'opposto del movimento, nessuno dice più quello che pensa, sta in una sintesi, ha contratto un vincolo in un'associazione e dice quello che pensa il partito, e può parlare uno, qualunque militante parli, purché sa parlare, dirà le cose giuste del partito. Ecco, quindi il partito è un'organizzazione, il movimento è fluido, il movimento soddisfa l'ego, il partito lo castra. Perciò siamo schiavi, l'individualismo sta in tutti, questi movimenti secondo me purtroppo, ma non poteva essere così perché l'individualismo è un fatto, esprimono l'individualismo che è un dato della nostra società, non ha senso nemmeno valutarlo negativamente. Poi ci sono individualisti che dedicano la vita a fare denaro e individualisti che dedicano la vita a fare posto, sono diversi per carità, ma sempre individualisti sono.